Rieccoci dunque pronti per la diretta. Buon pomeriggio ai telespettatori di Tele4. Siamo in compagnia del dottor Giuseppe Razza, che ringrazio per essere venuto a trovarci e che ringrazio anche doppiamente perché il dottor Razza era previsto ieri come ospite, ma insomma con quello che è successo ieri abbiamo dovuto un pochettino, come si dice, cambiare il nostro palinsesto in corso d'opera. Con il dottor Razza parleremo di questioni che hanno a che fare con l'economia della nostra città. Il dottor Razza è consulente impegnato fra l'altro da oltre 20 anni con le maggiori realtà della finanza e del mondo dei trasporti. C'è già una telefonata in linea, allora io intanto sentirei che cosa ha da chiedere chi è in linea, poi dopo incominciamo. Certo. È saltata la telefonata, per cui possiamo incominciare subito. Allora, partirei un attimo, se crede, da un inquadramento generale, cioè noi raccontiamo, qualcuno potrebbe anche dire ci raccontiamo, no? Dell'importanza strategica della città, eccetera, eccetera. È effettivamente così, cioè in giro per il mondo Trieste è vista come la raccontiamo noi? E potrebbe essere vista ancora meglio per certi aspetti? Dipende da cosa significa poter essere vista ancora meglio. No. Secondo me Trieste è vista sempre come una città meravigliosa e da tutti gli interlocutori che sono stati a Trieste. Però tutto sommato è ancora una città poco conosciuta e sul fatto di poter essere vista ancora meglio io insisto sempre sul fatto che bisognerebbe sapere qual è la Trieste che noi vogliamo, che Trieste, il modello o il progetto di sviluppo di Trieste nel futuro, e in questo senso possiamo dire se è vista meglio o è vista peggio, perché per certi modi, per certi versi qualcuno la può vedere meglio dal di fuori, però dal di dentro di Trieste questo di meglio che dal di fuori può essere un di peggio, no? Quindi ecco. E quindi io insisto sempre sul fatto che bisogna cercare di rendere noto a tutta la cittadinanza il vero progetto del futuro di Trieste che noi vogliamo, no? Allora c'è una telefonata, poi eventualmente sicuramente proseguiamo. Pronto? Sì, pronto, dottor Bosazzi. Prego. Volevo avvisarla, l'ho vista prima, la Pinna Nobilis mi sembra sia una specie protetta e che non si possono prendere né usare. Così attento che non si becchi qualche denuncia. Ho capito. No, ma altri mi hanno detto che invece posso star tranquillo, per dire la verità. Comunque, insomma. Meglio così. Okay. Grazie anche per la premura nei nostri confronti. Grazie ancora. Allora, vabbè. Ok. Allora, dunque. Cominciamo ad avvicinarci a quello che sarà poi l'argomento centrale di questa nostra conversazione. E io ricordo quando ho incominciato a fare questo mestiere, quindi quasi 30 anni fa, che molto si discuteva allora del quello che per noi è diventato ormai una sorta di famigerato Corridoio 5. Sono stati presentati plastici, sono stati presentati percorsi, eccetera, eccetera. Devo dire la verità, non senza un certo scetticismo. E quel progetto è ancora valido? È l'ossatura per qualche cosa che nel frattempo si è sviluppata? Che cos'è adesso il Corridoio 5? Il Corridoio 5, come tutti i grandi corridoi ferroviari europei, si inquadra all'interno delle reti strategiche a livello europeo, fra cui per Trieste è interessato sostanzialmente ed è stata interessata in passato da due grandi corridoi. Uno è il Corridoio 5, che è il corridoio, diciamo in poche parole, est-ovest, quello che teoricamente collegava Lisbona a Kiev, passando attraverso la Francia, l'Italia, la Slovenia, l'Ungheria e arrivava fino a Kiev. Il corridoio Adriatico-Baltico invece è il corridoio nord-sud, che è quello che attraversa gli stati del nord fino a collegare Trieste e comunque l'Adriatico
la portualità del nord Adriatico con il Baltico, no? Questi due progetti si inquadrano nello sviluppo delle reti strategiche e soprattutto nell'approccio strategico europeo, che è quello del trasferimento anche da strada a ferrovia, ritenendo comunque il trasporto ferroviario molto importante in quanto meno impattante dal punto di vista ambientale e inoltre più molto importante anche per lo sviluppo dell'economia, quindi il trasferimento delle merci su ferrovia è un elemento molto importante dal punto di vista economico e anche dal punto di vista portuale. Storicamente il nostro paese non ha privilegiato in maniera eccessiva, no, il trasporto su ferrovia, almeno questa è la vulgata. No. Forse da un punto di vista di trasporto pubblico non è stata privilegiata la ferrovia, questo è anche vero. Ma io direi che il nostro paese ha scontato dei problemi per cui non ha sopportato molte tipologie di trasporto. Per realizzare un'infrastruttura in questo paese ci sono stati, adesso il dibattito è molto forte anche sui cosiddetti modello di Genova o altri tipi di modelli, per cui è sempre stato molto difficile realizzare le opere. Tengo in considerazione per esempio che, parlando per esempio di Corridoio 5, il famoso Corridoio 5, che adesso è molto meno di moda, si parla dei primi accordi intergovernativi fra gli stati che avevano deciso di realizzare questo corridoio, i primi memorandum of understanding degli stati sono stati sottoscritti nel 1994. Sì, si prevedeva, quindi tanto per dare l'idea, mentre le infrastrutture ferroviarie nel nord Europa che avevano anche i fondi europei sono state realizzate molto velocemente e quindi hanno anche assorbito gran parte dei fondi, noi scontiamo delle difficoltà strutturali, burocratiche, amministrative, giuridiche, eccetera, eccetera, che ci fanno realizzare le opere molto in ritardo. Sentiamo, dovrebbe esserci una telefonata in linea, poi eventualmente riprendiamo. Buongiorno. Buongiorno Bosatti, sono Diego. Buongiorno. Mi scuso anticipatamente con il vostro ospite per l'argomento non inerente, ma sarò rapido. Pur riconoscendo quelle che sono le colpe del fascismo nell'affrontare nel suo complesso la situazione dell'etnia di lingua slovena, ritengo fortemente contestabile ed offensivo l'intervista rilasciata poco fa al TG e fatta proprio da lei, tra l'altro dallo storico sloveno. Cioè, il confutare l'esistenza di decine di foibe, e non mi riferisco tanto a quella simbolica di Basovizza, il confutare la pulizia etnica con le vessazioni jugoslave nei confronti della popolazione italiana in Istria e le violenze perpetrate a Trieste durante l'occupazione titina, la guerra ormai finita, credo che si commenti da solo. Io credo che il negazionismo bipartisan, purtroppo, esista ancora oggi nel 2020. Vi auguro buon pomeriggio, Umberto, mi scuso nuovamente l'ospite per questo mio sfogo personale e lascio lo spazio dovuto agli altri argomenti. Buon pomeriggio. Grazie. Gli ospiti insomma sanno che possono andare incontro a sollecitazioni di parecchio tipo diverso, insomma è un po' anche la regola, basta appunto che queste sollecitazioni siano fatte in maniera corretta e senza strepito, insomma, perché se no poi intervengo io e quando mi arrabbio in genere sono piuttosto fastidioso. Allora, tornando a parlare del nostro argomento, in questi giorni si è tornato a parlare, in virtù anche di un decreto, adesso io ho un po' perso il conto di decreti, progetti, leggi ed altro, però insomma si è tornato un pochettino a parlare della Trieste di Vaccia. Ora, se mi consente giusto una digressione forse ironica, la Trieste di Vaccia è come i mostri dei film di fantascienza, no? Che ogni tanto tornano a farsi sentire, eccetera. Dal suo punto di vista che cosa significa intanto tornare a parlare della Trieste di Vaccia? Come diceva lei, sono i mostri che tornano, io sono due giorni che non dormo appena ho sentito la notizia della Trieste. Addirittura. Di Vaccia.
No, cioè io ho una grandissima preoccupazione, perché parlare di Trieste di Vaccia significa poter innescare un progetto che potenzialmente può essere una bomba ecologica per Trieste, e quindi diventerebbe un pessimo affare sia per l'Italia che per la città e che anche per il porto. È molto importante secondo me dire cosa significa fare la Trieste di Vaccia, perché non vorrei... Ecco, anche perché può sembrare detta così una cosa molto, molto semplice, molto lineare, no? Certo, ma quello che voglio dire secondo me invece è, siccome sulla Trieste di Vaccia pochi sanno cosa significa la Trieste di Vaccia, per me è molto importante un grande coinvolgimento della città. Perché non vorrei arrivare come si è arrivati con la ferriera di Trieste, che prima si fanno degli accordi in situazioni economiche molto più favorevoli rispetto alle situazioni di adesso, salvo dopo diversi anni e con grandissime difficoltà rivedere quegli accordi e fare un nuovo accordo che finalmente pone la chiusura dell'area a caldo. La stessa cosa, non vorrei che si arrivasse a strutturare un'opera, magari solamente perché costa tantissimo e quindi genera soldi in termini di appalti, e dopo arrivare a dover scontare i danni che una realizzazione di una struttura per un percorso sbagliato potrebbe sostanzialmente generare. Questo secondo me è un elemento molto importante che bisogna analizzare, e secondo me sfruttando quella che in questa situazione particolare della città, in cui diciamo c'è le idee convergono e anche le differenze di porte politiche, in modo che qualcuno dice quasi bulgaro, no? Si potrebbe incominciare a pensare a coinvolgere la città per parlare di cosa significa realizzare una connessione fra l'Italia e la Slovenia, e che viene chiamata sostanzialmente Trieste di Vaccia. Allora, c'è una telefonata, poi dopo torniamo sull'argomento. Buongiorno. Sì. Prego. Pronto, sono in linea? Sì, prego. Ah, carissimo, una domanda, anzi due domande all'ospite. Sì, chiaramente il collegamento Trieste-Vaccia sconvolgerebbe completamente tutta la struttura idrogeologica che sta a cavallo fra il Fitch a ridosso di Trieste, il Carso triestino orientale e tutta la parte del Carso sloveno. Cioè, la gente non si rende conto che cosa significa fare un traforo e un'impresa di questo genere, con sconvolgimenti assolutamente non immaginabili. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione riguarda quanto detto all'inizio il gentile ospite, che sembra sia molto competente, e lo vedo per questo anche molto calmo, molto tranquillo su affermazioni, che il corridoio 5 aveva come meta, dico aveva perché aveva veramente come meta il terminal di Kiev, però non dimentichiamoci che qualche anno fa i russi hanno occupato la Crimea e non la cederanno mai più, a meno che qualcuno non tenti di invaderli per la terza volta, ma non credo, perché hanno buona memoria. E quindi è molto probabile che l'Europa farà molta resistenza per far inserire, almeno quelli che conoscono il problema, faranno molta resistenza per far inserire la Crimea nell'Unione Europea. Quindi il corridoio 5, l'idea del terminal di Kiev, si sta allontanando ogni giorno di più. Queste sono le mie due osservazioni, al quale, se vuole, l'ospite può rispondere. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Allora. Rispondo molto volentieri, nel senso che concordo assolutamente con l'intervento, nel senso che dal punto di vista idrogeologico il collegamento Trieste di Vaccia, secondo i diversi percorsi che sono stati sostanzialmente ipotizzati in passato, prevede realmente dei grandi sconvolgimenti dal punto di vista idrogeologico, e può essere davvero una bomba dal punto di vista ecologico. Ma dirò di più. Cioè, io per esempio, quando seguivo direttamente come direttore la questione del corridoio 5, gli interessi che pensavo di fare erano sostanzialmente gli interessi della città e gli interessi dell'Italia.
Ora, quindi, se parlando direttamente dell'interesse della città, ritengo che l'interesse del porto di Trieste e della città dal punto di vista di collegamento infrastrutturale sia quello di andare ai mercati attuali esistenti e ai mercati, diciamo, di carattere potenziale. I mercati esistenti del porto di Trieste principali sono i mercati del centro Europa, no? Questo lo sappiamo benissimo, e quindi di fatto bisogna pensare di realizzare il più possibile, di potenziare eventualmente quelle che sono le strutture di collegamento del porto di Trieste con questi mercati, sui quali esistono già delle infrastrutture ben realizzate, che sono per esempio le infrastrutture relative alla Pontebana, e quindi quella che va da Monfalcone su fino ai mercati del nord. Diciamo, secondo me si dovrebbe pensare, utilizzando appunto i fondi e le possibilità relative al fatto che sia inserito all'interno del corridoio, per potenziare quello che è un collegamento che potrebbe essere da Campo Marzio e comunque dal porto di Trieste fino alla rete, diciamo, alla rete Pontebana già esistente. Progetti che sono già in atto, no? Ma che potrebbero essere potenziati, sviluppati, eccetera, eccetera. Se si parla dei mercati all'est, bisogna vedere qual è l'importo delle opere che si vanno a realizzare rispetto alle reali vantaggi di carattere economico, no? Mi riferisco al fatto, per esempio, potrebbe essere, visto che esiste già un collegamento Copper, cioè Capodistria, di Vaccia, no? Forse potrebbe essere più interessante analizzare il collegamento fra i due porti, Trieste e Copper, e dopo andare a utilizzare la linea, piuttosto che andare a sventrare, diciamo, metà carso, o fare le opere sostanzialmente sulla parte alta. Però questo fa parte dei progetti di sviluppo sul quale io non entro, che non conosco in dettaglio, eccetera, eccetera. Quello che insisto è che bisogna che la città ne parli, cioè la città deve essere cosciente di quelli che sono i progetti di sviluppo che devono essere realizzati, coinvolgendo, diciamo, tutti gli attori istituzionali che sono. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno Umberto, Alessio Colautti, e buongiorno anche al tuo ospite, buongiorno. Buongiorno. Che tra l'altro è un piacere sentire parlare di queste cose. Stavo, mentre vi ascoltavo, ragionavo, perché ho visto il TG prima e già sabato abbiamo già polemiche, sono molto curioso di vedere Furlanic e Giacomelli quando parleranno della, insomma, non si, determinate divisioni a Trieste non si riescono a superare, quando invece c'è di mezzo il vil danaro e gli scambi, il commercio, i soldi, non interessa che una cosa vada in un paese che magari 50 anni fa ha mandato truppe per invaderci, o tutto si dimentica, il vile denaro fa dimenticare anche questo, fa traforare, fa fare tutto. E questa è una cosa molto triste, che non si riesca a superare la cosa in tutti i sensi e non solo quando ci sono grossi interessi in merito. Scusatemi, è semplicemente una mia così, mi è venuta proprio spontanea come così, una considerazione. Sì, una considerazione, sì, spero di non avervi rubato tempo prezioso, ma mi sembrava, mi è proprio uscita dallo stomaco, come per il dio danaro non si vedono più, non si ricordano più divisioni, fucilazioni, infoibamenti, esodi, basta che passi soldi e passi merci. Riflettiamoci, ecco, tutto qui, va bene? Grazie. Buon lavoro a te e un saluto al tuo ospite, grazie. Grazie. Ciao, ciao. Grazie allora ad Alessio Colautti, sì, c'è l'altro aspetto della faccenda, no, qui? Certo, c'è l'altro aspetto della faccenda, che è il vil denaro. Io sulla questione, io ho sempre un approccio molto entropico sulla questione dell'utilizzo e del realizzare sostanzialmente le cose. Dico, se ci sono delle risorse finanziarie che sono disponibili a livello pubblico, bisognerebbe cercare di utilizzarle al meglio, non semplicemente spenderle. No, per cui ecco, questa è anche una mia preoccupazione, che poi alla fine l'opera Trieste di Vaccia curi degli appetiti, degli appalti, che fra altre cose poi alla fine tutto sommato sul territorio non è che porterebbe poi tanto, perché sia che si voglia fare, diciamo, il modello Genova, per cui si trasferisce a una società partecipata dello Stato che poi coinvolge sostanzialmente i soggetti privati,
sia che si fanno delle gare di appalto di carattere internazionale per realizzare sostanzialmente queste opere, in ogni caso poi chi ne usufruisce dal punto di vista di denaro sono i soggetti che partecipano alla realizzazione di queste opere, che secondo me sono molto fuori di Trieste piuttosto che dei soggetti triestini. E la seconda questione è che certo poi il vantaggio può essere economico, come diceva anche il presidente Agostino, che gli va bene anche il collegamento, l'ho sentito proprio sull'intervista su Tele4 su DS, certo va bene anche il collegamento a est, ma cito anche un esempio: se si fa un collegamento di viadotto in viadotto da Trieste fino all'Ungheria, certo che ci fa bene perché ci sono più traffici, però non è detto che sia l'opera migliore da realizzare, insomma. Cioè, quindi bisogna veramente vedere qual è l'opera che si vuole e quali sono i collegamenti che si vogliono realizzare in funzione di quelli che possono essere gli impatti, ma io non direi solamente economici, sono d'accordo con l'interlocutore, ma soprattutto gli impatti sociali, ambientali, eccetera, eccetera, che significano qualità della vita, cioè Trieste è una città meravigliosa che per molti anni è stata la città al top a livello italiano, e non è che dobbiamo adesso pensare di cementificare o fare opere che distruggono dei patrimoni di carattere naturale, no? Ecco. Volevo chiedere una cosa, facendo un po' la parte anche dell'avvocato del diavolo, insomma, anche io sono, e non riguarda magari ciò di cui stiamo discutendo nello specifico, la mia è una considerazione, generale. La faccio breve, il più breve possibile. Esiste un film che si intitola Brigadoon ed è un film musicale in cui un paese della Scozia, per una sorta di maledizione che deve scontare, tutte le volte che arriva la sera il paese si sveglia dopo 500 anni. Io delle volte quasi mi verrei ad augurare che Trieste fosse vittima di un effetto Brigadoon, nel senso, Trieste va a dormire la sera, si sveglia dopo 500 eccessivo, 10 anni, e magari alcune opere che sono state prospettate, progettate, presentate, però in questi 10 anni vengono realizzate. Cioè a dire, io temo sempre questo atteggiamento della città che è non pregiudizialmente contraria ai progetti, soprattutto alle opere, ma come dire, che non riesce a vedere determinati progetti, determinate opere in proiezione futura. Non riguarda questo, è proprio una, come dire, una valutazione generale che le chiedo di fare, anche magari sulla, come dire, sull'esperienza che può aver avuto in altri paesi. Certo, penso che ci sia un rischio di questo genere, e difatti, come ho anticipato fin dall'inizio del discorso, bisogna pensare seriamente, con un serio coinvolgimento della città, ribadisco, a pensare qual è la Trieste che vogliamo, no? E quindi non pensare di realizzare un'opera e dopo pensare a cosa sarà fra 10 anni, no? O pensare di... ma bisogna pensare a cosa vogliamo essere in futuro. Ci sono dei progetti, ci sono anche delle idee, ho sentito circolare negli ultimi anni anche idee di, appunto, di illustri politici anche a livello locale, del discorso della città metropolitana, il discorso di una città che può essere ampliata a 1 milione di abitanti, il discorso di una città che può avere uno sviluppo di carattere economico. Dico, queste città è la città che i triestini vogliono, o vogliono semplicemente un miglioramento dei servizi, un miglioramento della qualità della vita, lasciando uno status, avendo un'economia che permette i posti di lavoro e quindi un impiego di carattere sufficiente? Ecco, lo sviluppo della città, e siccome le grandi infrastrutture determinano come conseguente uno sviluppo e una proiezione in una città sostanzialmente diversa, questa discussione secondo me deve essere improntata, non semplicemente dicendo ok, ci sono arrivati i soldi della Trieste di Vaccia, utilizziamo questi soldi e realizziamo la città. Vero, è anche poi dopo che, quando noi parliamo di queste cose, parliamo di progetti che poi riguardano anche più paesi, no? E lì, che cos'è? È più difficile? È più... E certo, allora, innanzitutto il collegamento con i paesi deve coinvolgere inevitabilmente anche gli altri paesi. Poi dirò di più, soprattutto nel caso delle opere di...
soprattutto nelle opere transfrontaliere c'è anche una necessità proprio dal punto di vista giuridico, quando sono le opere di carattere transfrontaliere che vengono realizzate da un unico soggetto, perché quasi sempre è così, come si è stato fatto sul, per esempio sulla famosa Lione-Torino che prevedeva un trattato, cioè prevedeva il collegamento fra Lione e Torino con l'alta velocità, lì si è dovuto fare un trattato tra Italia e Francia, così analogamente per un collegamento transfrontaliero fra nel momento in cui si fanno coinvergere le risorse della Commissione Europea e dell'Italia a un unico soggetto bisogna fare un trattato di carattere bilaterale. In ogni caso, indipendentemente dal trattato, delle modalità che insomma è, però è ovvio che la discussione deve essere fatta con le autorità in questo senso di Slovenia, e questo è un ulteriore problema che poi ha determinato già anche in passato il prolungamento di questo tipo di discussione. Per quello dico, secondo me bisognerebbe coinvergere l'attenzione su quelli che sono degli interessi specifici che sono molto maggiori, sull'utilizzo delle risorse in modo appropriato, su quelli che sono interessi di sviluppo della nostra città, della nostra amata regione, della nostra Italia, insomma, non molto più che andare a sperperare delle risorse per questi progetti fortemente impattanti con un impatto dal punto di vista economico molto limitato. Ingegnere, io la ringrazio per essere stato nostro ospite, piacere. Penso che più avanti continueremo, se crede, se ha voglia, ad incontrarci per approfondire questo tipo di problematiche che fanno parte dello sviluppo della città e se non altro per questo debbono essere in qualche modo tenute sott'occhio, insomma, tenute sotto controllo. Grazie ancora all'ingegnere Giuseppe Razza per essere stato con noi, io dimentico delle volte i nomi. Vi ricordo che l'appuntamento, il collegamento pomeridiano post-prandiale con Tele4 non ci sarà lunedì, perché lunedì noi seguiremo tutti gli aspetti della visita dei presidenti Mattarella e Pacor, quindi ci daremo, credo da un altro sito, appuntamento per martedì, sempre dopo il telegiornale delle 13:20. Grazie a tutti. Grazie. E passate anche una buona domenica. Grazie.